E quindi Imola ospiterà più di 100.000 persone, eh? Molto bene. Ciao a tutti, da Amos, e benvenuti in questo nuovo appuntamento sul canale. Ragazzuoli, oggi vi parlo di come affrontare il vostro primo Gran Premio, se si tratta del vostro primo appuntamento con la Formula 1, o in generale come affrontare un weekend da tifoso, da una persona che tifa qualcosa, tifa Ferrari, tifa McLaren, tifa Mercedes, tifa Alpine, Elplan, tifa Alonso, insomma. Un tifoso che si reca al circuito cosa deve fare per non incappare in problemi o brutte sorprese? Perché purtroppo a volte capita. Io sono stato a svariati Gran Premi, sia Formula 1 che altre competizioni. Per le altre competizioni naturalmente c'è meno affluenza, anche se per quanto riguarda il motomondiale devo dire che c'era tanto tantissimo interesse. Ma rimanendo in tema Formula 1, io sono andato in tre posti diversi, fondamentalmente. Monza, Inghilterra per quanto riguarda ovviamente Silverstone e Messico completamente da solo. Quella è un'altra storia. Vi lascio qui la scheda del Discutiamos fatto mentre tornavo in hotel. C'erano giusto 2 ore di strada da fare a piedi in Messico da solo, però è stato bello e penso che vi farò vedere dei video in futuro perché assolutamente l'esperienza è da ripetere, magari non da solo, però anche da solo è stato figo perché non mi hanno rubato, sono ancora qui e non mi hanno. Ecco, questi tre posti, tutto sommato, le regole erano le stesse. Cosa potevi portare, cosa potevi non portare, come parcheggiare, dove parcheggiare, cosa fare, navette, non navette, insomma. In questo video vi dirò tutte le cose che dovete fare quando andate ad un Gran Premio. Piccola parentesi molto importante che riguarda me, Carolina, F1 Wave Carolina, Nicoletto, ovvero la ragazza del motorsport, e Stefano Ravaglia, un conduttore. Insieme all'autodromo di Imola e chi ne consegue, siamo riusciti ad organizzare degli eventi per giovani. Dove, ecco, in Piazza Gramsci, comunque nel centro di Imola, che è veramente a 5-10 minuti dal circuito a piedi, così come la stazione che è a 15 minuti e poi dalla stazione tagliate verso il circuito, se provenite chiaramente dalla stazione, quindi da altri posti e non venite in macchina, ragazzi, fate un salto a Piazza Gramsci e anche nell'ex bar Bacchilega, se non vado errato, perché lì io il mercoledì sarò insieme a Carlo Vanzini, Jackie Dale, Stefano Domenicali e tanti altri bellissimi ospiti per raccontare la mia storia, la mia vita e quello che io ho passato per diventare, insomma, sì, parte di Ferrari come pilota, analyst di Ferrari, insomma, la mia vita. Ecco, la mia vita tra un'operazione e l'altra agli occhi. Sono veramente orgoglioso di questa cosa e sì, chiaramente sarò a Imola mercoledì, sarò a Imola giovedì, venerdì, sabato e domenica. E in particolar modo anche giovedì sera, sempre in Piazza Gramsci, però nell'ex bar Bacchilega, avrò il piacere di essere ospite, o meglio di essere intervistato e di parlare riguardo all'F1 eSport o all'eSport in generale. E mi viene da ridere perché in quella stessa sera poi ci sarà anche il maestro Leo Turrini, ci saranno davvero tantissimi altri ospiti che hanno fatto parte della storia della Formula 1 e non solo. Quindi, signore e signori, se siete un po' nella zona, venite a fare un salto anche in centro perché ci sono tantissime cose, tantissime bancarelle, tante cose, ragazzi. Quindi io sarò lì, ma sarò anche nella fan zone. Dov'è la fan zone? Ecco, guardate la mappa. La fan zone è quel quadratino rosso-nero. Io sarò anche lì. E sarò sempre nella zona simulatori, dove ci sono simulatori c'è Amos, insomma, anche in Piazza Gramsci ci saranno 3 simulatori e io sarò lì, ma sarò anche nella fan zone all'interno del circuito, insomma, io sarò ovunque. Ovunque ci sono simulatori dovete farmi una storia su Instagram e se non mi trovate dovete proprio scrivermi Amos, sei un bugiardo perché non sei davanti a un simulatore. Chiusa parentesi, parentesi molto lunga, vi chiedo scusa, lo so ragazzi, ma ci tengo tanto ed è un evento meraviglioso. Davvero devo ringraziare tantissimo Carolina per aver creduto anche in me, in questa cosa qui. Elena di Imola, gli organizzatori, il sindaco, insomma, tanta bella gente, ragazzi, quindi sono contento. Parto subito parlando per chi ha acquistato i biglietti Prato o i biglietti circolari. Per quanto riguarda i biglietti circolari, ragazzuoli, non si potrà andare nella zona Prato di Rivazza e Tosa, che sono praticamente le zone più belle, ma si può assistere nelle altre zone limitrofe o comunque nelle altre parti del circuito. Non c'è effettivamente un luogo preciso dove poter stare, però, ragazzi, in poche parole potete stare un po' ovunque, tranne che Rivazza e Tosa. E soprattutto per chi ha acquistato questi biglietti è importantissimo, veramente importantissimo, arrivare al momento dell'apertura dell'autodromo, ovvero alle 8 di mattina. Alle 8 di mattina apre l'autodromo, alle 8:05 di mattina dovete già essere posizionati da qualche parte perché è importante per chi ha Prato e per chi ha la zona circolare. Voi mi direte, ma cavolo, ma dalle 8 di mattina fino, non lo so, alle 4 di pomeriggio a stare lì a prendere il sole?
A parte che il sole forse potrebbe non esserci perché da pioggia per 3 giorni proprio di fine settimana prossima, questa è una cosa bellissima. Ma a parte quello, è proprio importante riuscire a prendere posto e se si è più di una persona anche sostare, far sostare una persona mentre si va in bagno o si va a prendere qualcosa e non lasciare il posto. Mi dispiace nel caso dovesse piovere perché io mi sono beccato la pioggia nel 2018 a Monza e so cosa vuol dire ragazzi, anche perché poi Monza è un parco ed effettivamente è bruttissimo, pieno di fango e tutto. Quindi 8 di mattina siate lì. Pronti per essere squadrati dai Marshall, gli stessi Marshall, commissari, ragazzi che vi possono far accedere poi all'autodromo. Vi dirò anche che cosa poter portare e cosa non poter portare. È importantissimo sapere che alla perquisizione, so che è una brutta parola, però ragazzi davvero devono controllare cosa portate. Dovete anche mostrare il vostro Green Pass oppure un tampone valido. Mi raccomando, è importante, soprattutto anche mascherina FFP2, che non sono le prove libere 2, ma sono proprio le mascherine, quelle bianche, quelle che non ti fanno respirare, però comunque quelle bisogna portarle assolutamente, ragazzi, ok? Poi quello che ci volete fare all'interno sono fatti vostri, in teoria vanno portate sempre. È anche un discorso di sicurezza, perché saremo 100.000 persone all'interno, almeno 100.000 i biglietti venduti, penso che l'affluenza sarà veramente tale da essere veramente a rischio, anche se siamo all'aperto. Io ve la butto lì. Stay safe. Zaini massimo da 15 litri, importante non avere all'interno delle power bank. Voi direte, ma come niente power bank? Purtroppo non sono concesse le power bank, nemmeno robe da mangiare e l'acqua in realtà è consentita ma senza tappo. Io questa cosa qui non l'ho mai capita, ve lo assicuro, non l'ho veramente mai capita perché poi all'interno ti vendono l'acqua con il tappo. Alcuni rivenditori ti danno l'acqua senza tappo, solo per attenersi un po' alle regole, in realtà però il tappo tu lo trovi, i tappi li trovi in giro ovunque. Questo perché lo fanno? Naturalmente per una questione di guadagni. Ora mi dicono tanto della sicurezza perché comunque non ce l'ho con Imola, io ce l'ho in generale con tutti gli autodromi. La bottiglietta, il tappo in realtà della bottiglietta potrebbe essere un'arma da usare contro qualcuno, però il treppiedi per una fotocamera, una videocamera, comunque una macchina professionale può essere portato, un treppiedi o anche un ombrello può essere portato, e sappiamo che l'ombrello può essere comunque arma. Può essere portato addirittura un accendino tascabile che volendo può bruciare cose, mentre un tappo non può essere portato. Quindi chiaramente questo ti fa capire che comunque l'acqua la devi pagare all'interno e anche il mangiare lo devi pagare, lo devi prendere all'interno. A meno che tu non ti presenti con 4 bottiglie da mezzo litro, massima ragazzi, massima capacità mezzo litro, all'interno senza tappi e poi te le porti fino alla tribuna o alla zona prato che sia, senza tappi. Quindi auguri a voi. Il costo del cibo o delle bevande, in particolar modo dell'acqua o della birra, che è sempre Heineken, perché lo sponsor ufficiale della Formula 1 lo sapete, si aggira intorno ai 5,56 euro, se non vado errato, per una birra media, mentre 2 euro dovrebbe essere 1,50 euro l'acqua e 5, 6, 7, 10 euro per il cibo. E il cibo non è niente di che, anche se siamo in Italia, perché fondamentalmente è Formula 1 che porta la sua roba in posti durante il giro del mondo, insomma, mentre fanno il campionato. Quindi non vi aspettate chissà che cosa. Io ho pagato, se non vado errato, 7,50 euro un hot dog che non sapeva di hot dog, però ragazzi, questo è purtroppo. Quindi mi raccomando, portatevi monete, portatevi anche per carità le carte di credito, il bancomat va benissimo. Però sappiate che andrete a spendere minimo minimo 12-13 euro a testa se volete mangiare, se volete chiaramente stare lì dalla mattina al primo o secondo pomeriggio. Dicevo degli ombrelli, sì, gli ombrelli possono essere portati, non gli ombrelloni per fare la spiaggia, ma gli ombrelli sì, quindi mi raccomando portateli, state attenti. E per quanto riguarda ancora il discorso delle power bank, perché effettivamente è un discorso che dà un po' fastidio, non fa nulla effettivamente una power bank, a meno che non scoppi per la temperatura, ma non credo sia mai successo in realtà, non ho mai visto una cosa del genere. Wow, non ho mai visto questo Carlo. Io vi sconsiglio di rischiare di portare una vostra power bank. Perché anche se mettete dei vestiti all'interno dello zaino per nascondere la roba, quando controllano, controllano bene e le power bank molto spesso le trovano. Non trovano solo le power bank, trovano tante altre cose.
Mi raccomando, fate i bravi da questo punto di vista e attenetevi alle regole. Comunque vi lascio in descrizione il link dove ci sono tutte le domande con relative risposte, quelle che sto facendo io poi tra l'altro, ma con tutti i materiali, tutti i prodotti che possono essere portati e invece non possono essere portati. Per quanto riguarda invece i parcheggi, allora sappiate che Imola non è proprio grandissima, anzi è veramente minuscola, e anche la zona per il paddock dovete sapere che è abbastanza piccola. Tuttavia, ci sono tantissime zone parcheggio perché si sono fatti un mazzo tanto per trovarli. Gli hotel sono già tutti sold out ed è fantastico, ragazzi, ma già da mesi questo. E è importante sapere, guardando dalla mappa, dove poter parcheggiare. Io vi lascio questa mappa che è importantissima, davvero, mi raccomando. E andateci molto presto, ragazzi. Andate a fare colazione a Imola. Se siete di, non lo so, di Misano, se siete di Piacenza, di Cremona, di Mantova, di Milano, di Roma, arrivate a Imola alle 7 di mattina, il giorno previsto, non lo so, a meno che non siete in hotel, se dovete fare proprio lunghi viaggi, alle 7 di mattina dovete essere a Imola, fate colazione, tranquilli e sereni, e poi recatevi verso le zone d'entrata, insomma. Diverso invece è il discorso quando si parla di stazione. Stazione di Imola, ora non so bene gli orari, ma non credo che ci siano dei treni che arrivano alle 7, 7 e mezza a Imola. Ho letto di qualcuno che mi diceva essere un po' preoccupato perché sarebbe arrivato intorno alle 9 e mezza, perché i treni prima non c'erano, almeno per quanto riguarda la sua zona di partenza. E anche se si arriva alle 9 e mezza, 10, ragazzi, essendo in treno, non è un grosso problema. Voglio dire, anche se si arriva alle 10, 10 e mezza, 11, non è un problema. Perché? Perché intanto non vi beccate tutta la massa di persone che vogliono entrare, che comunque avranno un vantaggio perché entrano alle 8, comunque non vi beccate tutto quel traffico, insomma. E arrivate poi dalla zona principale, dall'entrata principale. Il circuito in sé per sé non è poi così tanto grande, dunque la zona è facilmente raggiungibile anche dall'entrata principale. Inoltre passate per il centro storico di Imola, proprio perché dalla stazione al circuito è tutto dritto, tutto completamente dritto, è spettacolare, fantastico, l'ho fatto tante di quelle volte per eventi passati che non avete idea, e trovate un sacco di cose carine, fighissime, perché davvero il centro storico sarà veramente una chicca, sarà bellissimo e penso che possiate godere tantissimo di tutto lo spettacolo, non solo del circuito ma anche fuori. Una volta che siete dentro e si vuole andare a mangiare, vi ricordo che le zone del cibo, dell'acqua, sono un po' ovunque, però in particolar modo nella fan zone, dove ci sono anche io. E mi raccomando, ci sono anche varie magliette, vari gadget, insomma, di tutti i team. E riguardo a questo punto, io so che molti stanno provando a cercare delle felpe, delle magliette di Ferrari, però non sono mai disponibili. Perché? Perché sono sold out, e questa è una cosa fantastica chiaramente per Ferrari, eccetera, però lì in fanzone trovate tutto. Le magliette dovrebbero costare intorno ai 70-75 euro, comunque a pezzo. A volte ci sono anche magliette da 50-45 euro, non si dovrebbe andare sotto i 45 euro. Mi pare che il cappello costi sempre anche sui 40-45, quindi giù di lì. Non vi aspettate prezzi così tanto buoni, vantaggiosi, ma è normale, questi sono prezzi che in tutto il mondo dovrebbero essere gli stessi. Tranne io, povero stronzo, che va in Messico e trova la fanzone e vede le magliette, pensa, cazzo, adesso con la conversione da pesos in euro spendo veramente un cazzo, vado e la maglietta costava 120 euro. Non ho capito perché, e soprattutto la maglietta costava quanto mezzo stipendio o più della media messicana, del Messico. Io non ho capito come, però era così. Fidatevi, mi sono rimasto lì 2 ore a fare i calcoli e ho detto no, non è possibile, non è possibile, era veramente così, costavano 120 euro le magliette e non ho preso nemmeno una, naturalmente. Alla fanzone ci sono delle attrazioni, quale, se non vado errato, la 2022 show car, dovrebbe ancora esserci, i simulatori dovrebbero essere una decina, con dei premi abbastanza interessanti, magari quest'anno sono cambiati, però i premi sono piuttosto interessanti, se si vince, se si fa secondo o terzo, cambi gomme, oppure podio con tanto di foto e cose così, ragazzi, niente di trascendentale, dovrebbe forse anche, potrebbe anche esserci, non so, una mostra di qualche automobile, sicuramente ci saranno mostre ovunque organizzate dall'autodromo di Imola, quindi mi raccomando, ragazzi, comunque sto parlando di Imola, è un circuito storico. E tra l'altro qua sotto nei commenti scrivetemi se siete mai andati in un Gran Premio di Imola, quelli vecchi però, non quelli dell'anno scorso, non so nemmeno se era porte chiuse o aperte, non mi ricordo, comunque 2020 sicuramente no. Però davvero scrivetemi se siete mai stati a un Gran Premio di Imola prima del 2007, quindi dal 2006
andare indietro. Credo di avervi detto veramente tutto, ragazzi. Non c'è bisogno di altre cose da portare, da fare, eccetera. Veramente è abbastanza semplice. Magari un attimo all'inizio, un po' che cosa devo fare, cosa non devo fare. Ecco, in questo video sapete cosa fare e cosa non dovete invece fare. Per chi invece ha acquistato un biglietto tribuna, le cose sono molto semplici. Molto semplicemente arrivate e andate nella zona specifica. Comunque ci sono anche i numeri o le lettere che vi aiutano. Una cosa però, ragazzi, anche voi che siete magari quelli che hanno speso un pochino più soldi, non avrete comunque il parcheggio a gratis. Non avrete comunque la possibilità di trovare parcheggi in modo più facile perché avete pagato di più. Anzi, quindi io non vi consiglio comunque di arrivare alle 10-11, ma vi consiglio sempre di arrivare il più presto possibile. Si può dire il più presto possibile? Comunque, il più presto possibile. Ovviamente il posto è numerato e ve lo fregheranno, dunque se volete fare a botte, fate a botte, sto scherzando, però se volete litigare, discutere, fatelo, perché naturalmente voi avete pagato per quel posto e se uno ve lo frega non è bellissimo. Bene, ho detto tutto, ma alla fine della gara che si fa? Naturalmente, ragazzi, invasione al 100% confermata. Sì, ragazzi, invasione al 100% confermata, ve lo dico, qui lo dico, qui lo nego, faremo la baldoria perché potremo scendere in pista. Sono contento, tutti potranno scendere in pista. Tutti. Cosa fare una volta che si scende in pista? Fate quello che volete, non so, non rubate cose perché altrimenti potrebbero essere problemi, cazzi amari, non rubate la DRS zone, il cartello, il meetable, no, provate a non rubare, insomma. Una volta che l'invasione è terminata, che cosa fare? Torniamo a casa. Ecco, quella potrebbe essere una cosa abbastanza pesante. Io vi consiglio di aspettare. Aspettare tanto, godersi il momento, che sia stata una gara bella o che sia stata una gara brutta, comunque godetevi l'esperienza che avete vissuto, perché domenica pomeriggio finisce tutto. Godetevi quindi l'esperienza, fatevi un giro nel centro, fatevi un giro, state lì il più possibile e poi intorno alle 6-7 di sera, di pomeriggio sera, iniziate ad avviarvi verso la macchina, oppure se avete chiaramente il treno non avete problemi, però se avete la macchina avviatevi verso la macchina il più tardi possibile. Perché altrimenti, ragazzi, vi beccate il traffico e vi beccate un traffico della Madonna. Io vi consiglio proprio di stare il più possibile all'aperto, perché poi in macchina, con il traffico, sappiamo che molti vanno in escandescenza. Molto bene, ragazzi. Io penso di avervi detto veramente tutto, 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 tutto. Ci vediamo presto, ci vediamo a Imola, ci vediamo con i prossimi video. Sono super contento, ragazzi, anche perché voi non lo sapete, o forse sì, se avete visto la community, se avete visto le live sul canale Viola, sto cercando di qualificarmi per un evento eSport dopo 8-9 mesi che non tryhardavo così tanto e 3 operazioni agli occhi. È veramente una sensazione bellissima il fatto di non dormire perché la competitività ti tiene sveglio e provare a fare poi il tempo che ti permetterebbe di entrare nei primi 30. È qualcosa di veramente magico, puff, che ti fa esplodere la testa. Ma questa è un'altra storia. Ci vediamo io, ragazzi, eh. Davvero. Ciao ciao!